Ciao ragazzi, come promesso su Instagram, farò un video su Oshi no Ko. Notiamo subito la bellissima copertina che sbelluccica. Come dicono negli anime giapponesi, kira kira. In allegata a questo volume di prima edizione si trova una Meet Your Idol card, dove io non ho perso tempo a farmi una foto. Ho preso questo volume perché mi incuriosiva molto, soprattutto per la frase che c'è dietro. Nel mondo dello spettacolo la menzogna è un'arma. Di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, specialmente conosciuti per Kaguya-sama e Sconwish. Giriamo per la trama. Goro è un ginecologo e lavora in una cittadina di campagna. Non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo, a parte la passione per le idol. E la sua preferita, Ayoshino, ha appena iniziato la scalata verso il successo. L'inaspettato incontro tra i due, dagli esiti tragici, metterà in moto gli ingranaggi del destino. Comunque sia, non è che mi ne intendo molto di idol o robe del genere. Mica sono un grande fan di idol. Non ho una foto di qualche idol famoso in camera, no? Mi incuriosiva questo manga così tanto per... Questo fantastico titolo ha ricevuto numerosissime nomination ed successivamente è stato nominato anche per il 26esimo premio culturale di Osamu Tezuka. Inoltre ha vinto il prestigiosissimo premio Next Manga Award. Ma adesso iniziamo con la trama. Tutto inizia con questa frase. Questa è un'opera di finzione. Quante volte abbiamo detto questa frase in un manga? Ma questa è l'inizio di questa opera. Adesso scopriamo il perché. Qua ci viene sempre detto che nel mondo dello spettacolo la menzogna è un'arma. Inizia così la nostra storia. Protagonista è Goro, un ginecologo, e già qui ginecologo ci fa capire qualcosa. Più avanti scopriremo il perché. E poi c'è la Idol Ai, di cui Goro è un grandissimo fan. La passione per Goro per le idol, soprattutto di Ai, viene data dalla sua paziente, una piccola ragazzina di nome Sarina. Ben presto però Sarina muore, ma la sua passione per Ai viene tramandata al dottore. Per chi non lo sapesse, le idol in Giappone hanno varie regole, tra cui quella più importante è quella di non fidanzarsi. Porterebbe ad uno scandalo. Ed ecco qui che arriva lo scandalo. Ai si presenta nella clinica del ginecologo, ecco perché è ginecologo, e gli ingranaggi qui si fanno già sentire. Ed è in gravidanza. Porta con sé due bambini, all'età di 16 anni. Goro in tutta questa vicenda vede il vero carattere di Ai, che non è quello che viene visto nello schermo. In tutto questo è molto felice da fare da ginecologo alla sua idol preferita, che va nella sua clinica sotto mentito nome, per non creare scandalo. La sera del parto, però, Goro, essendo fuori, viene inseguito da uno stalker, che lo assassina. E qui viene la parte più strana, diciamo. Ovvero, Goro si rincarna in uno dei gemelli che porta in grembo Ai. Ed ecco qui l'immagine. Secondo voi, chi sarà l'altra gemella? Ed inizia così questa storia, un po' drammatica, ma accattivante. L'ho divorato questo volume, molto bello da leggere, consigliato vivamente. Proseguiamo con la trama. In questo primo volume vediamo come i due gemelli crescano e vanno con la loro madre a dei concerti o a eventi televisivi. Però non viene mai detto che sono i suoi figli, perché scoppierebbe uno scandalo. Inoltre, il secondo gemello si scoprirà essere Sarina. Si entrerà nel vivo del mondo dello spettacolo, tra intrighi, menzogne ed altro. La vita per i due piccoli e Dai sembra andare a gonfie vele. Sono molto felici insieme, fino a quando non succede un altro colpo di scena. Ma non ve lo dirò, vi lascio scoprire a voi, se vi ho fatto venire un po' di curiosità, di comprare questo volume. Una cosa che mi piace molto di questo manga sono i flash forward, visti come intervista, e ci anticipano un po' cosa accadrà alla fine di questo manga. Una serie così non mi prendeva da molto, non vedo l'ora di leggere anche il secondo e gli altri volumi. Spero che vi abbia incuriosito un po', vi consiglio l'acquisto e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!